Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi parleremo di un filato che è una vecchia conoscenza della Tessilan, un filato che ritorna in una nuova formula che è stata rinnovata e migliorata. Parliamo del Selin, andiamolo a vedere insieme. Eccolo qui il nostro Selin, un gomitolo in lana super soft composto al 50% da merino irrestringibile e al 50% da acrilico top quality. Il gomitolo ha un peso di 50 grammi per una lunghezza di 75 metri all'incirca. Sono consigliati ferri dal 6,5 al 7,5 e l'uncinetto numero 6. Per quanto riguarda le istruzioni per il lavaggio, consigliamo di non superare una temperatura di 30 gradi. È sconsigliato il candeggio e lo stiraggio ed è possibile utilizzare tutti i solventi più delicati, eccezion fatta per il tetracloretilene. Passiamo ora alle colorazioni. Quella che abbiamo appena visto è il celeste e avio. Per le tonalità del marrone abbiamo il tortora e il marmotta. Passiamo ora alle due tonalità più scure, il nero e il grigio scuro. Vediamo ora il grigio e il grigio perla. Vediamo ora due colori a contrasto, il beige e il blu. E per concludere i due colori più chiari e luminosi, il bianco ed il panna. Come abbiamo visto, nel Selin sono presenti tutte le colorazioni base che permetteranno di lavorare a grandi progetti. Se la vostra preferenza però è di un progetto molto colorato, c'è un piccolo trucchetto. Potrete lavorare il Selin insieme al Baby K, che ha dei colori più vivaci. In questo modo, lavorando il filato a due fili, potrete ottenere delle combinazioni di colore che saranno davvero uniche e in questo modo la cartella di colori sarà davvero ampissima. Anche la nuovissima lana Selin viene prodotta selezionando le migliori lane del mondo, che vengono poi finissate in Italia in esclusiva per Tessilan, che pone sempre particolare attenzione appunto ai processi produttivi e di lavorazione dei filati che sceglie. In questo caso le fibre di primissima qualità vengono abbinate a delle fibre sintetiche che garantiranno la duratura nel tempo. L'unione di queste fibre rende questo filato particolarmente adatto alla realizzazione di capi per bambini. Potrete creare delle copertine ma anche degli accessori come ad esempio dei cappellini o delle sciarpe. Ovviamente anche i più grandi apprezzeranno questo filato. Potrete infatti creare dei cardigan o degli accessori, dei guanti o degli scialli. Bene, arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maglia, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessilan News!